Allora, stasera, così come preannunciato, una serata dedicata interamente, diciamo, alla presentazione di candidati. Quindi state con noi, conosceremo alcuni candidati che ci pregiamo di sottoporre la vostra attenzione per una conoscenza diversa da quella dei soliti santini, diciamo, dell'anonimato di tanti santini elettorali che indubbiamente per i più possono sembrare una specie di raccolta di figurine, ma voglio dire, dovrebbero invece avere contenuti e cercheremo di fare questo tipo di sforzo, cosa che già stiamo facendo da alcune settimane con alcuni, però è chiaro che adesso siamo intensificati, siamo alla vigilia della presentazione delle liste del 11, 10, 11 maggio e quindi vorremmo smaltire quanta buona potenzialità c'è di gente che si propone per essere classe dirigente di questa città, la città di Caltagirone, per stasera, ma vedremo un po' di conoscere anche, se ce ne danno l'opportunità, anche quelli di Gran Michele e di Ramacca. Stasera rincontriamo, ridiamo il benvenuto a un candidato sindaco, uno dei primi. Benvenuto a Giacomo Cosentino. Buonasera, grazie Buonasera, di essere qui con noi. grazie a te per l'ospitalità. Allora, come andiamo? Andiamo Senti, ma bene. questo cappello tipo Raoul te Ma lo vuoi io levare? proteggo la mia fronte Da che è questi luminosa, fari? quindi non vorrei Lo devo mettere toglierlo. al contrario perché diventa. Come? Beh, Cioè, sono sì, già. capisco, ma per la luce così non ti si vede negli occhi. No, No? come? Si Vabbè, un po' più vede. alto, dai, no? Perfetto. Va bene, ma sei sempre oscurato, sei. Perché no? Io mi vedo E noi bene. non ti vediamo bene, noi gli interlocutori, i candidati li vogliamo vedere negli occhi, dobbiamo avere la capacità di leggere attraverso le espressioni Ma e il guardo degli occhi non sono gli praticamente occhi. cosa è la persona. Gli occhi sono lo Ma specchio sai, è il dell'anima. primo Ma approccio, è il poi primo le storie sono stampate sui approccio. volti. Questo, e quindi a maggior ragione vogliamo avere la Ma io complessività ve lo posso del. anche togliere se. Mi faresti cosa gradita, una Oh, cosa che perfetto, io non so perché è una lo questione di. Questo è metto. il tuo simbolo. Sì. Linus c'ha la coperta e Perfetto. Cosentino c'ha il cappello. In Perfetto. tutte le fogge dice. Perché Quanti in estate da cappelli noi picchia il. hai? Ne ho E tantissimi l'ho capito. perché. Quanti Ma una ventina sicuramente. ne hai? Pochi, pensavo molti di No, più. no, non ho un armadio pieno di cappelli Ma assolutamente. dove vai e trovi i cappelli originali, tutto sommato, E te ne innamori? fa parte del Ma personaggio, no? infatti abbiamo visto che anche il tuo santino elettorale. L'abbigliamento un po' rispecchia anche il nostro animo, no? Quanto Quindi. c'è di legame nel tuo animo, così nel parafrasare, nell'identificarti mediaticamente nella storia dell'Avana? Di Stavo dicendo di Cuba, Raul Castro. Tu io sei un cultore sono di un questo. appassionato della rivoluzione cubana che prima di essere una rivoluzione ideologicamente marcata Guarda la telecamera, è stata Giancarlo, se ci una riesci. rivolta di alcuni folli in un contesto di assoluto abbandono della popolazione, quindi Cuba era oppressa da una dittatura finanziata dagli Stati Uniti, ecco. Quanto è rimasto, quanto è stato tradito in queste aspettative oggi, 2016? Sappiamo il disgelo ormai è plateale, anche una nave di crociera ieri Certo, certo, americana è certo. approdata all'Avana, diciamo, Ma è anche quindi. emblematico il braccio di Obama che Voglio si stende dire. su Raul e Raul lo Vabbè, blocca dai, dicendo che figurati, vabbè, questo ci leggeva. la storia non si cancella, 50 anni, Obama è un 50 anni di personaggio, embargo. Intanto ma non è. può essere identificato con il cattivo americano con la K, No, no, Obama, giusto? ci Cioè mancherebbe diventa antistorica, diciamo, anche questa lettura. perché credo che Fidel. Pronunciò una frase quasi profetica, dice ci potrà essere un incontro con un presidente americano quando questo sarà nero e il papa sarà latinoamericano. E Voglio quindi. dire, mi pare che siamo là. quindi. La quarta profezia di Fatima, se Raul fosse stato assieme ai tre pastorelli, potevamo dire che questo era il quarto segreto quindi di c'è cioè, la Fatima. storia. No, Non siamo blasfemi, ci no? mancherebbe, no, Voglio ci dire, ci sto mancherebbe, no, scherzando su, ci ma è mancherebbe. così, Poi diciamo. l'ironia.
penso che ci caratterizzi. Possiamo permettercelo anche possiamo permetterci. Come siciliani soprattutto. Possiamo permetterlo. No, vabbè, visto che di dominazione ne abbiamo se mi consenti anche come persone intelligenti. Ne abbiamo conosciuta tante. Qualcuno ci avrà da ridire, ma è così. Se ci permettiamo di queste battute è così. Senti, quindi la tua storia è fascinosa. Raul Castro praticamente è una figura che ti... Raul è il fratello di Fidel. Di Fidel Castro. Non volevo dire Fidel per tante ragioni. Gianfranco. C'è un personaggio. Sì, ma infatti non lo volevo citare per questa ragione. L'ho citato io. No? Va benissimo. Allora, quanto ti affascina questa figura di Fidel Castro? Mi affascina tantissimo perché incarna la dignità di un popolo che resiste a 50 anni di embargo, voglio dire, cioè a due passi con una superpotenza. Vorrei fare il cattivo, che... non li ha patiti lui personalmente, li ha fatti patire al popolo. Ma diciamo. Non è così. Beh, così. Perché i popoli, i dittatori li reggono fino a un certo punto, dopodiché li abbattono e tagliano le teste. Intanto, per spezzare una lancia a favore di Cuba, il sistema dell'istruzione cubana e il sistema sanitario cubano sono delle eccellenze riconosciute a livello mondiale, totalmente gratuiti per i contribuenti, quindi potremmo avere da imparare, ecco, dalle conquiste della rivoluzione cubana in campo sociale. Ecco. Senti, il tuo innamoramento per la rivoluzione cubana certamente nasce in giovane età, diciamo, no? Certo, un po' gli anni in cui... Sei uno dei pochi casi che riesce a mantenerlo con lo spirito, diciamo, non solo interiore, ideologico, ma anche esternalizzato. In purtroppo, devo dire, ahimè, da 20 anni a questa parte la politica è degenerata. Sei imborghesito pure tu allora. È degenerata in pragmatismo, ma una politica senza ideali non produce assolutamente nulla di nuovo se non dei guasti che sono sotto gli occhi di tutti. Questa tua cultura rivoluzionaria, ecco, oggi la vorresti mettere in atto in Sicilia, partendo per correre alla poltrona di sindaco della città di Caltagirone. Non a caso la Sicilia è un'isola. Un sindaco rivoluzionario. Sindaco rivoluzionario mette al centro l'idealità. L'idealità praticamente è dare dignità a chi questa dignità l'ha persa o gli è stata negata. Noi come siciliani meritiamo rispetto, quel rispetto che non abbiamo mai avuto dalle nostre classi dirigenti che sono siciliane, perché non hanno mai fatto, se non a parole o nelle intenzioni, gli interessi del popolo siciliano. Ecco perché io sono candidato del Fronte Nazionale Siciliano, che è una sigla antica nella storia politica siciliana, perché è nata nel 1964, quindi ancora prima della Lega e dell'invenzione della Padania. Mentre la Padania è un'invenzione, un eufemismo, per la Sicilia invece è una storia radicata nel corso della nazione. Non siamo Stato, ma siamo nazione. Nazione lo siamo. Senti, ma tu ogni tanto ti ricordi in questa enunciazione, diciamo, della Sicilia indipendentista, ti ricordi che stai correndo per la poltrona di sindaco della città, certo, una delle città siciliane, diciamo, no, la patria, importante. No, la patria dell'indipendentismo siciliano. Va bene, ma dico, tu ti ricordi che corri ad amministrare questa città? Io corro... A non enunciare soltanto concetti ideologici, certo, ma ci mancherebbe, politici, ci mancherebbe, ma ti devi sporcare le mani nella quotidianità dell'amministrazione. Ci mancherebbe, sono ben consapevole di quello dici e io ti ringraziavo all'inizio per il tuo invito, perché noi partecipiamo anche con i nostri mezzi. È chiaro che praticamente con Gianfranco, con Giacomo Cosentino, non ci siamo raccordati, per cui questa parentesi rivoluzionaria cubana e castrista ce la siamo inventati qua. Quindi, cioè, era quindi giusto, dicevo così, che la mia candidatura, anche se ha un peso culturale notevole proprio per la storia del fronte, però politicamente e elettoralmente parlando è tutto da costruire. Quindi la mia scommessa è, perché mi è stato chiesto di mettermi a servizio di questo progetto politico che vuole partire da Caltagirone con le amministrative, chiaramente, ma il nostro è un progetto che
essendo che siamo un partito e non siamo una lista civica, quindi il tutto non finisce all'indomani delle amministrative, anche perché saremo chiamati alle elezioni regionali e noi parteciperemo con una nostra lista autonoma, sganciata dai partiti, quindi nessuna alleanza con i partiti nazionali italiani. Già la premessa. Siamo al 2 di maggio. Sì. L'11 scade il termine per la presentazione delle liste, delle candidature e quant'altro. Sì. Ecco, parliamo di cose concrete. Abbiamo la lista completa. Come? Ecco, avete 24 candidati, rispettando la legge, 16 uomini e 8 donne. E abbiamo raccolto le firme, circa 250, per la presentazione della lista e produrremo tutta la documentazione al momento opportuno. Quindi siete pronti per correre per questa campagna elettorale, per un programma elettorale al di là dell'enunciazione va accluso nel deposito delle liste e della candidatura a sindaco. Quali sono i presupposti essenziali che ti sei posto nei riguardi della città con la tua candidatura a sindaco? Problemi della città li conosci? Credo. Certo che i problemi. No, siccome so che operi e lavori a Gran Michele. Io da 10 anni lavoro presso il liceo artistico di Gran Michele, anzi colgo l'occasione perché metà della mia vita la trascorro a Gran Michele, quindi sono conosciuto. Quindi allora parliamo un pochettino del programma che mettete in campo, dove volete incidere e cosa allora siete il nostro profissi. Programma innanzitutto non è un programma dal libro dei sogni, chiaramente, anche se in campagna elettorale si usa molto la propaganda, ma qui davanti alla realtà dei fatti la propaganda regge sino a un certo punto. I punti su cui noi vertiamo sono essenzialmente due. Uno è il ritorno dell'ente comune ad essere protagonista della vita di una comunità. Noi abbiamo visto nel corso degli anni, attraverso le varie amministrazioni che si sono avvicendate, il distacco dell'ente dalla vita dei cittadini. Perché? Perché l'ente ha privatizzato tutti i servizi, quindi ha svuotato la sua natura di essere un interlocutore nella vita dei cittadini, affidando ai privati i gioielli di famiglia. Quindi il cittadino per quale motivo dovrebbe interagire con il comune se il comune non gestisce assolutamente nulla in termini di acqua, cimitero, strisce blu, illuminazione pubblica, passi carrabili, spazi pubblicitari, rifiuti? Cioè il comune non gestisce assolutamente nulla, si è svuotato dei servizi, però ha mantenuto il personale che chiaramente va pagato, personale che ha tutta la mia solidarietà, perché da circa 4 mesi è più che non percepisce lo stipendio. Poi se uno si fa un giro presso il comune vede lo sbandamento generale, non ci sono direttive, è come una nave lasciata alla deriva senza una cabina di comando. Quindi noi vogliamo che il comune ritorni ad essere protagonista e quindi rimettendo in discussione tutti quegli atti che sono stati prodotti e che hanno esternalizzato i servizi. Non capisco perché un ente comunale non può trarre degli utili che possono non solo coprire le spese del personale, ma anche realizzare un fondo cassa, e questo invece deve essere concesso ai privati. Anche perché, se parliamo dell'acqua, c'è stato anche un referendum, cioè la volontà popolare italiana, circa 27 milioni di italiani nel 2011 si sono espressi per un ritorno alla gestione pubblica. Disatteso, tu tentenni la responsabilità di chi è? No, io non tentenno. No, ho visto che... Assolutamente, concordo con te, c'è stato un referendum che è stato il tradimento per tutti gli italiani. Questi traditori hanno anche nome e cognome, non è che sono dei non traditori. Non mi tirare nell'agone politico, stavo appoggiando il tuo dire. Quello che voglio dire è che oggi qualcuno pensa che ci troviamo in questa situazione chissà per quale motivo, non so, forse una notte sono venuti gli africani del Burkina Faso, hanno rapito la cassa del comune e noi ci troviamo in questa assoluta. No, tutto quello che noi stiamo vivendo oggi è la città che veniva programmata negli anni passati. Oggi i politici fanno promesse perché vogliono descrivere la città che sarà da qui a 2 anni, a 5 anni, a 10 anni, ma noi oggi raccogliamo quello che hanno seminato nel passato.
E questi protagonisti sono ancora tuttora sulla scena politica e hanno nome e cognome. Ecco perché dicevo che le nostre storie, al di là di quello che diciamo, sono scolpite e incise sui nostri volti, sono i nostri volti che parlano della nostra storia. Qui il tempo, diciamo, delle chiacchiere, caro Pino, è finito. Qui ci vogliono i fatti. I fatti. Allora, se tu vuoi avvicinare l'ente comune alla vita dei cittadini, lo devi rendere protagonista attraverso la gestione dei servizi. Non si scappa da questo discorso. Poi dicono che i contratti sono blindati. Io non riesco a capire cosa significa un contratto blindato quando noi ci troviamo in una situazione di fallimento amministrativo che sta gravando sulla città. Perché non grava il fallimento su coloro che sono stati irresponsabili, grava su tutti quanti noi, perché anche tu stai pagando. In termini di tasse, credo che stai pagando, no? Forse magari c'è qualcuno che non è intercettato dal fisco, quindi magari non paga al di là delle. Però, la cosa che mi stranizza, sembra una battuta, qui alcuni hanno privatizzato gli utili e hanno socializzato le perdite su tutta la cittadinanza che non ha alcuna responsabilità. È anche vero che la cittadinanza ha delle responsabilità indirette, nel senso che non ha fatto sentire il fiato sul collo ai nostri rappresentanti politici. È chiaro che le responsabilità vanno suddivise a secondo dei ruoli che ci sono stati, perché le amministrazioni per il loro verso, ma c'è stato anche un consiglio comunale che ha le sue responsabilità, perché una vera opposizione fa anche informazione e controlla l'operato di un'amministrazione. Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così, quindi tutti questi protagonisti, questi personaggi che sono stati sulla scena in questi anni si stanno riproponendo. Che la gente sappia, che la gente valuti e che la gente decida liberamente, mi auguro, in piena coscienza dentro la cabina elettorale. E questo per quanto riguarda quindi il ritorno alla gestione dei servizi. Ma là dall'altro c'è il rilancio economico della città, che nel mio programma non può non avvenire se non nel fiore all'occhiello e per come è riconosciuta la nostra città. La nostra città a livello internazionale è riconosciuta come la città della ceramica. Quindi io credo che questo sia la locomotiva a cui deve coordinarsi, agganciarsi lo sviluppo della città. Noi dobbiamo riproporre a livello internazionale l'immagine di qualità della nostra ceramica, perché la tentazione è quella di produrre ceramica stile cinese e questo sarebbe la morte di una tradizione millenaria. Assolutamente. Quindi dobbiamo ripartire da lì. Sarebbe opportuno che l'ente comune diventasse protagonista di un consorzio dei ceramisti. L'ennesimo. Ma l'ennesimo L'ennesimo consorzio tentativo, dai, è chiamiamolo l'ennesimo così. tentativo. Attorno a questo agganciare l'artigianato, il ferro battuto, cioè la pietra, il legno, il turismo, quindi le strutture ricettive. È chiaro che Caltagirone non è il cuore e l'ombelico del mondo, tutto questo va anche coordinato con i comuni vicini, cioè noi dovremo offrire ai turisti un pacchetto in cui il turista non si annoi. Appena esce la sera dice: ma che devo fare? Non c'è più nulla e non c'è più nessuno in circolazione. Noi dovremmo assicurare un itinerario in cui il turista proprio si debba immergere nei millenni che caratterizzano la nostra terra, perché la nostra è una terra che ha una tradizione culturale millenaria. Sono passate tantissime civiltà e queste civiltà ci hanno lasciato le loro tracce. Noi dovremmo offrire al turista questo, dovremmo portare il turista presso le botteghe artigianali in modo tale che veda fisicamente come si realizza un vaso. Cioè, dobbiamo fare innamorare il turismo della nostra città. Ma questo chi lo deve coordinare? Chi deve essere il fautore di un progetto del genere? Sicuramente un sindaco che sappia parlare a tutta la città senza pregiudizi, senza cercare solo gli amici di cordato o gli amici degli amici, ma che sappia parlare a 360 gradi con tutte le realtà Orizzontalmente. produttive della città e che non debba decidere da solo, ma che la programmazione economica della città va concertata. Perché tutti quanti dobbiamo assumerci la responsabilità se vogliamo salvare la nostra città. Se invece vogliamo giocare al massacro, continuiamo a riscrivere pagine che già sono state scritte. Gianfranco, è una campagna elettorale indubbiamente
pesante, diciamo, pesante dal punto di vista, come si dice, organizzativo, diciamo, no? Nel contesto in cui stai agendo, diciamo, certo. No? Una sola lista, un movimento politico seppur radicato, diciamo, come abbiamo detto, da circa 50 anni, è indubbio che bisogna entrare. Le leve che toccate non sono tanto quelli dell'antipolitica, ma quanto quelli dell'autodeterminazione, diciamo, certo, giusto? Quindi certo. È difficile da questo punto di vista far capire le motivazioni che vi spingono, diciamo, a portare avanti questo progetto che può essere quasi da folli. Certo, da visionari. Da visionari. Certo. Difficile. Ma è difficile. Come vi state muovendo? Ma chiaramente, allora, noi abbiamo a livello regionale, abbiamo fatto una federazione con Sicilia Nazione che è stata fondata da Gaetano Armao, il quale mi ha dato tutta la sua disponibilità. Assessore alle finanze del governo. Perfetto. Regionale il quale mi ha dato tutta la sua disponibilità qualora dovessi malauguratamente diventare il sindaco della città, a mettere ordine nel bilancio e nelle carte della città, anche perché tu sai benissimo che Armao è stato capace di aprire un contenzioso con lo Stato, avendo il riconoscimento che lo Stato centrale deve alla Sicilia più di 5 miliardi ormai di euro e che Crocetta, ormai doveva, e che ci siamo accontentati di 500 però il governo è andato sotto ultimamente, quindi deve rimettere in discussione. Ma speriamo, perché Crocetta aveva chiuso il tutto, quindi, transattivamente, con circa 500 milioni. Allora, paradossalmente, chi è il nemico della nostra terra? Chi è il nemico della Roma. Nostra terra? Roma. È Roma, perché non dà quello che dovrebbe darci. Se io non do a te quello che a te spetta, io sto rubando. Lo dobbiamo dire bello chiaramente. E i responsabili di questo furto sono le classi dirigenti. Che incompleta la legge sulla fiscalità, sull'autodeterminazione delle regioni. C'è un articolo nello statuto siciliano, e quindi il problema è che bisogna farlo capire a Roma. Ma se lo Stato non rispetta le sue leggi, se la classe dirigente siciliana, che non è soltanto rappresentata dalla deputazione regionale, ma è anche rappresentata quella nazionale, dalla deputazione, certo, che rappresenta la Sicilia a tutti i livelli, sia alla Camera che al Senato, non riesce a far rispettare e attuare lo statuto siciliano. Ma perché? Ma intanto così. Ma te lo dico io perché? Dimmelo. Perché al soldo, dei poteri romani? Tu l'hai detto, quindi, io non lo posso dire. Quindi che i nostri telespettatori, i nostri concittadini lo sappiano, sono al soldo dei poteri romani. Quindi a parole dicono di difendere i diritti del popolo siciliano, nei fatti remano contro. Se noi vogliamo salvarci da questa crisi che ci sta distruggendo, perché la cosa è seria, cioè io quando parlo di queste cose, che sto scoprendo l'acqua calda? Assolutamente no. Cioè, escono i dati Istat che riguardano l'emigrazione? La Sicilia è tra le regioni da cui si emigra. La povertà, noi siamo tra le regioni più povere. Quindi io mi chiedo, e tu sei uno che di cucina se ne intende, più o meno. A tavola. Se una brava massaia ha tutti gli ingredienti per tirar fuori una torta e ci riesce, perché noi che abbiamo tutti gli ingredienti in questa nostra terra, agricoltura, artigianato, storia, non riescono ad amalgamarsi e quindi ad essere competitivi? Perché c'è un disegno per cui noi dobbiamo essere così, perché la politica da questo stato di cose trae il proprio consenso, il consenso delle classi politiche locali e siciliani si trae dal bisogno. E possiamo girarla come vogliamo, ma è così, è il bisogno che alimenta il clientelismo e quindi il consenso elettorale. Quanto è incompleta la legge sul federalismo fiscale, secondo te? Perché è incompleta questa legge? Ma è incompleta, ma noi ce l'abbiamo già. Sì, sto parlando della legge nazionale. Quanto è incompleta rispetto ai diritti e alle potenzialità di questa nazione siciliana? Ma secondo me neanche sussiste. Non sussiste, ma disgraziatamente c'è. Ma non sussiste nemmeno, perché noi stiamo assistendo paradossalmente alla cessione di sovranità. Cioè, noi stiamo perdendo a tutti i livelli. La stessa cosa. Stiamo perdendo la sovranità a livello comunale.
perché i poteri si spostano altrove, a livello regionale perché i poteri si spostano. Quindi, paradossalmente, quando i politici parlano di solidarietà e di sussidiarietà, invece sta avvenendo tutto l'esatto contrario. Tutto l'esatto contrario. Si sta accentrando nuovamente il potere, non esistono più le autonomie. Un comune come Caltagirone, ma come potrebbe salvarsi dal disastro in cui è precipitato? Ci fanno un assegno di beneficenza solo perché siamo belli e siamo la città, quando questo problema riguarda tre quarti dei comuni siciliani? Cioè, il nocciolo deve essere risolto a livello di governo centrale e regionale, ma non discutono di questo, assolutamente, non discutono. Quindi chi ci deve salvare da questo? Noi stessi. Noi stessi. Quindi la sfida è lanciata a noi stessi. Questo cosa richiederà? Richiederà tempo, richiederà sacrificio. Però, se tu mi permetti, richiamandoci alla rivoluzione cubana, se c'è un popolo che sposa una battaglia e si mantiene fedele a questa battaglia, ce la possiamo fare. Noi non avremo bisogno di nessuno. Chiudiamo. Un appello per sostenere queste idee che sembrano praticamente decontestualizzati da quelli che sono i problemi della quotidianità di cui si parla sempre, diciamo, no? Per cui, torno al discorso di prima, per voi è molto più difficile fare una campagna elettorale. Ma per noi è più difficile, però nello stesso tempo è molto più semplice, perché non ci siamo scommessi per occupare una poltroncina e barattare il nostro contributo per avere uno spazio. Noi ci siamo scommessi per una idealità che è l'indipendenza della Sicilia. E siccome abbiamo a Caltagirone la sede nazionale del Fronte Nazionale e abbiamo incrociato le elezioni amministrative, partiamo da Caltagirone, che non a caso è la patria dell'indipendentismo siciliano. Gualtiero da Caltagirone, Luigi La Rosa, Silvio Milazzo, sono tutti personaggi che hanno fatto la storia della Sicilia, perché hanno voluto affermare la dignità del popolo siciliano. Al di là dei giochetti politici, spesso ci hanno rimesso anche le teste, no? Per sostenere queste battaglie. Quindi la nostra è una proposta che chiaramente arricchisce l'offerta delle candidature. Assolutamente. Quindi gli elettori avranno una varietà di scelta. Ci sono candidati che esprimono una storia politica recente, o una storia politica di rappresentanza, perché sono deputati, eccetera, eccetera. Ci sono dei candidati sindaci che invece hanno detto, sono usciti fuori da questi, alcuni da questi giochi, ma altri che propongono un loro programma e vanno da soli. Se siamo credibili, se le nostre facce sono credibili, noi su questa credibilità chiediamo un voto di fiducia. Quello che mi preoccupa è il dato degli astensionisti. Questo è. Quello preoccupa. Quindi, e gli astensionisti hanno una grandissima responsabilità, che potrebbero essere determinanti a dare una svolta a questa città. Quindi l'appello che io faccio non lo faccio agli elettori degli altri partiti, non mi importa nulla, lo faccio a quei cittadini che sono liberi, a quei cittadini che sono sfiduciati, a quei cittadini che hanno la tentazione di non andare a votare perché dicono tanto di cose non cambiano mai e tutti stessi sono, e invece non siamo tutti stessi e le cose possono anche cambiare. Basta volerlo. Chiudiamo questo spazio con il candidato sindaco Giacomo Cosentino per il fronte per Sicilia Indipendentista. Fronte Nazionale Sicilia Indipendente. Stavo dicendo giusto. Una volta tanto la stavo dicendo, poi ho letto qua Sicilia Indipendente, Fronte Nazionale Sicilianista, diciamo, no? Sì. Credo che sia questa sì. Cosa. Gianfranco, in bocca al lupo. Grazie. Buon lavoro, avremo occasione. Ti ringrazio per la tua ospitalità. L'opportunità di poter sentire e dare voce anche a questa formazione politica, e quindi credo che arricchisca, ed è giusto che sia anche così. Certo. In bocca, rimetti il cappello. Sì, certo. Sì, assolutamente. Grazie di averlo levato, mi mette meno angoscia, diciamo. Ma perché? Perché era senza cappello ti vedo più libero, più meno. Ma hai visto che mi mancano i capelli, scusa. Ma non ha importanza, è una figura che ti fanno più magia. Poi da noi c'è umidità, quindi freddo. Ormai la serata si è pure sistemata. Vabbè. Auguri, in bocca al lupo. Grazie. A Gianfranco Cosentino, candidato a sindaco di Sicilia Indipendentista. Un in bocca al lupo alla città soprattutto. Senz'altro, d'accordo con te. Grazie, alla prossima. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.